voce di Estra, il racconto delle donne, gli uomini di Estra, un racconto a 360 gradi. Oggi affrontiamo un tema centrale, quello del mercato libero dell'energia, un'opportunità da cogliere. Ne parleremo insieme in studio qui con me a Massimo Guasconi, presidente Union Camere Toscana. Ben trovato, presidente. Collegato con noi Leonardo Ferroni, presidente dell'ADOC Toscana APS e vicepresidente della CRU CU Toscana. Ben trovato. E poi nella seconda parte di questa puntata avremo il presidente di Estra, Francesco Macri. Allora, iniziamo proprio da Leonardo Ferroni. Presidente, cos'è l'Associazione per la difesa e l'orientamento dei consumatori e come vi siete mossi per sostenere e accompagnare i cittadini verso questo nuovo processo? Allora, l'Associazione per la difesa e l'orientamento dei consumatori è meglio conosciuta con l'acronimo di ADOC, nasce a Firenze durante il congresso della UIL del 1985, da un'idea illuminata di alcuni sindacalisti del nostro sindacato di riferimento, e poi successivamente nel 1988 viene esportata l'idea in ambito nazionale. L'aiuto alle associazioni dei consumatori viene dato nel 1998 con la legge 281 che riconosce queste associazioni ufficialmente come soggetti giuridici. La nostra missione è nel nostro nome, nel nostro acronimo, cioè quella di difendere e orientare i consumatori. Come spesso mi capita di ribadire, noi cerchiamo di fare uno switch tra le due lettere del nostro acronimo e quindi orientare prima di difendere. E devo dire che è quello che abbiamo cercato di fare proprio in questa situazione, di questo passaggio al mercato libero, e ci tengo a sottolineare anche notevoli risultati. Mi chiedeva come ci siamo mossi. Ci siamo mossi come nostra consuetudine, come il nostro modo di fare. Quindi cercando di orientare i consumatori verso scelte attente e ponderate sulla base delle loro esigenze, aiutandoli a valutare i requisiti personali e le caratteristiche dei vari mercati. Siamo stati coordinati egregiamente dal nostro nazionale, il quale ci ha formato e ci ha fatto tutti i corsi per poter affrontare questa emergenza, che non è un'emergenza perché già si sapeva da tempo, ma è arrivata all'improvviso. Dapprima ci siamo mossi con il passaggio al mercato libero del gas nel gennaio 2024 e successivamente con il passaggio dell'energia proprio ora del primo di luglio ultimo scorso. È stata fatta in sintonia anche con il nostro CAF e il nostro patronato, in modo da coinvolgere ed orientare il maggior numero di iscritti utenti. Successivamente poi dal primo di luglio è partita la seconda fase, quella che noi chiamiamo la seconda fase, quella verso il mercato di maggior tutela, ed anche in questo caso stiamo supportando tutti coloro che si rivolgono a noi, gli diamo consigli, gli indichiamo la strada economicamente più vantaggiosa da seguire. In tutto questo di grande aiuto per noi è stata la conciliazione paritetica. La conciliazione paritetica è uno dei due strumenti che noi abbiamo, perché noi abbiamo due strumenti fondamentalmente, che sono il reclamo e la conciliazione. Conciliazione che può essere paritetica oppure attraverso l'autorità garante, in questo caso specifico parlando di energia, ARERA. Devo dire che siamo riusciti con questo strumento a risolvere una quantità di casi non indifferente, maggiormente laddove sorgevano problemi contrattuali, e ci sono stati grandi risultati. Devo dire che con Estra il tavolo paritetico, nonostante numerose trattative, ad oggi non è partito. Mi auguro che in un futuro possa essere riaffrontato il discorso e anche Estra, che è una delle più grandi aziende a livello nazionale, possa intraprendere questo percorso, che secondo me può portare grandi benefici sia alle associazioni dei consumatori che all'azienda stessa. Vado allora dal presidente Guasconi per parlare di un impatto economico. Cioè, il mercato libero rappresenta un'opportunità per l'azienda, se e come, presidente? Il mercato libero rappresenta sempre un'opportunità per le aziende, perché lo vediamo ad esempio facendo riferimento a quello che è successo per le telecomunicazioni. Ormai siamo abituati a vedere
le tariffe in concorrenza, concorrenza vera, e ovviamente un beneficio nella poi gestione, nell'erogazione di un servizio che negli ultimi ovviamente 10 anni ha visto davvero un calo di costi significativo, e dobbiamo dire anche la qualità del servizio comunque ha risposto alle attese dei cittadini e in questo caso ovviamente delle imprese. Quindi energia nei confronti delle imprese liberalizzata, io credo che sia assolutamente un vantaggio. Anche perché, ripeto, la liberalizzazione permette, o comunque la visione legata alla liberalizzazione permette una migliore contrattazione, alla possibilità per le aziende che, come sappiamo, sono molto diverse tra loro, sono molto ovviamente variegate, e immaginiamo quelle che ovviamente consumano in determinate fasce ad esempio orario, quelle che sono energivore, quindi hanno bisogno di avere delle forniture personalizzate. Ecco, la libera ovviamente concorrenza che si genera permetterà ancora di più di rispondere a delle esigenze che sono assolutamente quelle delle aziende. È chiaro che sull'altro aspetto ci sarà l'aspetto costi, che se riferiamo, ho fatto l'esempio delle telecomunicazioni, dove in realtà il costo vero è generato dalla gestione infrastrutturale, qui abbiamo invece un costo di consumo del prodotto energia, che sia energia elettrica o gas, che sicuramente ovviamente ha un costo di produzione, e tutto questo ovviamente l'abbiamo visto anche nel recente passato a quali oscillazioni, a quali anche punte è stato esposto. È chiaro che abbiamo attraversato dei momenti storici legati a una geopolitica che ha condizionato fortemente questi costi, però ricordiamoci che la possibilità di avere un mercato che ovviamente, ripeto, mette in concorrenza le imprese fornitrici sicuramente porterà e cercherà di tendere al ribasso anche su questi costi. È chiaro che voglio ricordarlo, insomma, la nostra competitività anche come sistema paese è molto legata ai costi e alla qualità dell'erogazione del servizio energetico. Purtroppo ancora l'Italia soffre molto, siamo il paese dove l'energia costa di più, e per questo purtroppo ancora lo soffriamo, pur avendo registrato delle riduzioni significative a seguito appunto degli ultimi periodi che fortunatamente hanno visto una tendenza al ribasso del costo energetico. Questo è il punto per le imprese. Presidente Ferroni, invece per i consumatori, come accompagnarli nel renderli sempre più consapevoli sulle opportunità, sulle scelte? Ma noi ci siamo mossi attraverso la realizzazione di materiale cartaceo da mettere a disposizione di tutti i nostri utenti. Inoltre abbiamo potuto fruire di un progetto nato proprio dal CRCU, cioè la Regione Toscana, che si chiama Digital Mentis, e abbiamo istituito sportelli di facilitazione digitale su tutto il territorio toscano. Abbiamo promosso ed insegnato ai nostri utenti ad avvicinarsi alle piattaforme di comparazione indipendenti. Abbiamo insegnato inoltre come poter leggere attentamente una bolletta, fare attenzione alle letture e alla conseguente fatturazione, ed in generale con il proprio fornitore laddove nascesse un qualunque dubbio o una qualunque problematica. Cerchiamo sempre di trovare una forma di dialogo. Torno dal presidente Guasconi, invece, di fronte a queste scelte ovviamente ci sono qualità, caratteristiche che i venditori hanno. I vostri associati quali sono quelle che apprezzano maggiormente, quelle chiave per una scelta verso un fornitore piuttosto che un altro? Beh, innanzitutto, siccome il tema è davvero importante, anche devo dire determinante anche per la vita e il successo dell'impresa, le nostre imprese ovviamente hanno bisogno di avere un rapporto molto diretto, anche fiduciario, con il fornitore, che deve diventare sempre di più anche un consulente, quindi un approccio che è di tipo molto trasparente, al tempo stesso che riesce a far comprendere meglio le imprese le effettive opportunità che ovviamente vengono messe a disposizione, credo che sia una delle parti più apprezzate, più ovviamente necessarie, anche utili proprio per le scelte e appunto per poi accedere a una fornitura che sia la migliore possibile per l'impresa. Ovviamente dobbiamo ragionare anche in termini di dimensione aziendale, di
ovviamente possibilità di accedere anche, torno sui prezzi naturalmente, a delle forniture che siano davvero utili e interessanti al miglior prezzo possibile per le imprese. Ecco, in questo molto potranno anche giocare, ad esempio, gli acquisti fatti insieme ad altre imprese, gruppi di acquisto, essere anche in qualche modo appoggiati, affiancati anche da quelle che sono le nostre associazioni di categoria, che hanno già attivato in tantissime occasioni, insomma, degli uffici ad hoc per affiancare le imprese, anche per rendere più semplice il rapporto, appunto, che dicevo, con gli enti fornitori, che oggettivamente oggi davvero possono rappresentare la differenza, come dicevo, nella vita delle imprese, nel successo delle imprese. Vorrei entrare adesso con Ferroni su un organo importante, il Comitato Regionale Consumatori Utenti. Lei ne è tra l'altro il vicepresidente. Di cosa si occupa questo organo? Quali sono le prerogative che la normativa va a attribuirle? Poi gli chiedo anche in scia, senza ovviamente fare nomi, ma un giudizio generale su come si muovono le aziende di vendita. Allora, il CRCU della Toscana, che tra l'altro annovera tra le sue file 9 associazioni consumeristiche, uno sportello e punti d'appoggio in tutto il territorio regionale, coordina l'azione delle associazioni che ne fanno parte e si occupano di consumerismo. È attivo dall'attuazione delle prime leggi regionali che disciplinavano la materia della tutela dei consumatori del 1985 e successivamente del 2000. È un organo di supporto all'attuazione delle politiche regionali di tutela e difesa dei consumatori e degli utenti. È regolato dall'articolo 2 della legge regionale 9/2008 e è l'espressione delle competenze regionali in materia di educazione e formazione dei consumatori sancite dall'articolo 145 del codice del consumo. Le politiche regionali di tutela e difesa del consumatore utente sono finalizzate fondamentalmente su tre punti: tutelare e promuovere la salute, la sicurezza ed igienicità dei prodotti e la qualità dei processi produttivi, tutelare gli interessi economici e giuridici dei consumatori e degli utenti e infine promuovere la formazione e l'informazione dei consumatori, la collaborazione tra le associazioni dei consumatori e gli utenti. Per quanto riguarda le aziende di vendita, diciamo che sulla carta si stanno approcciando e rapportando tutte in modo consono e egregio, nel senso hanno tutti una serie di protocolli, di carte di servizi, regolamenti interni che sulla carta dovrebbero andare a tutelare tutti i cittadini. In realtà non tutte le aziende con cui noi abbiamo a che fare funzionano in questo modo. Perché? Perché delegano la ricerca di nuovi clienti a vettori che potremmo definire più o meno competenti, usiamo questo termine per non esagerare, e qui sorgono vari problemi, perché qui si parla di marketing aggressivo, di mancato rispetto delle proposte contrattuali, di nuove attivazioni inconsapevoli, e queste sono le cose con le quali ci scontriamo tutti i giorni. Torniamo al concetto di mercato libero, Presidente Guasconi. Ovviamente mercato libero vuol dire contrattazione fra privati, no? Fra aziende private. È chiaro che una contrattazione che vede come cliente magari una grande azienda energivora ha dei parametri. Cosa succede invece per le microimprese? Perché noi sappiamo che il nostro paese è fatto da piccole e medie imprese per la grande maggioranza. Per le partite IVA, voi vi occupate ovviamente a tutto tondo di tutte le realtà economiche. Beh, è un po' uno sviluppo del ragionamento che facevo anche prima. E ovviamente la piccola impresa, che è una caratteristica del nostro tessuto economico, in un rapporto con la grande impresa fornitrice ha un peso, una capacità di contrattazione che è diversa, ma ripeto, può essere anche variato questo rapporto, perché avere la possibilità di creare, come dicevo prima, dei gruppi di acquisto, cioè dei conglomerati di acquisto, possono essere davvero occasioni importanti per riuscire ad avere una capacità negoziale diversa da quella a cui ovviamente il grande divario tra i due attori in campo, cioè, potrebbe in qualche modo appunto significare. In realtà poi dobbiamo anche pensare alle tipologie, in questo caso energetiche, da acquistare. Immaginiamo anche solo avvicinarsi all'energia derivante da fonti rinnovabili. Oggi è una domanda anche questa
molto alta. Ovviamente anche qui bisogna capire come si riesce anche ad approcciare a questo tema. Voglio ricordare che noi sul nostro territorio senese abbiamo una grandissima produzione di energia rinnovabile, che è quella geotermica, che davvero può attrarre anche, non solo perché già viene fatto, ovviamente per tipologie di aziende, aziende energivore, quindi anche delle promozioni, fare ovviamente una campagna proprio anche di marketing orientata verso anche l'utilizzo e la diffusione di questa tipologia di energia, ma soprattutto, ripeto, permette di vedere da tanti punti di vista un mercato che non è così immobile o così, diciamo, condizionato da semplicemente le grandi dimensioni delle aziende fornitrici e dalle piccole dimensioni delle aziende ovviamente utilizzatrici. Ricordiamo poi che grandi aziende come Estra, che hanno radici sul nostro territorio, ovviamente sono fornitori, stanno sul mercato, non è che devono fare necessariamente delle condizioni particolari, ma sicuramente hanno a cuore anche un rapporto con le aziende del territorio e con il territorio stesso che non solo viene fatto valere, ma può essere fatto valere. Al tempo stesso credo che ci sia un'apertura perché così sia anche nei confronti di una normale dialettica che ovviamente territorialmente si viene a sviluppare. Allora, io ringrazio il presidente Guasconi qui con me in studio, ringrazio il presidente Leonardo Ferroni collegato. Noi continuiamo questo nostro viaggio nel mercato libero dell'energia e lo faremo con il presidente di Estra, Francesco Macrì. Seconda parte di questa puntata, come annunciato, è collegato con noi Francesco Macrì, presidente di Estra. Presidente, il tema che abbiamo annunciato, iniziato a dipanare con gli ospiti, è quello del mercato libero dell'energia, un'opportunità da cogliere. Dopo la fine della tutela per i clienti domestici del gas, è terminata anche quella per i clienti di energia elettrica dal 1 luglio. Cosa ha significato per i clienti gas e luce la fine della tutela? Significa che si è compiuto in maniera definitiva l'iter che ci porta nel libero mercato. È un provvedimento con ampie tutele perché è una dinamica comunque rigida. Chi è con Estra, con un operatore, rimane in automatico con lo stesso operatore, può nel tempo decidere di avvalersi di altri operatori, come peraltro è sempre accaduto. Diciamo che una parte di cittadini era legato al sistema tutelato, che è un sistema che si è sempre differenziato rispetto al mercato libero, perché c'è un'autorità che decide su base trimestrale i prezzi dell'energia e in alcuni casi è risultata inferiore o comunque calmierata proprio perché si modifica ogni 3 mesi, cosa che fu svantaggiosa nel periodo post-Covid, quando ci fu la crisi energetica, perché fu vantaggiosa nei cambi repentini al rialzo, ma fu dannosa nei momenti in cui i prezzi di energia scendevano rapidamente e molti utenti ne hanno goduto di questo calo dei prezzi solo in fasi successive. Detto ciò, diciamo, i cittadini non si devono preoccupare di questo cambiamento perché di norma la libera concorrenza porta sempre il miglioramento di servizi e un abbassamento dei costi. C'è da tenere d'occhio il Far West che si sta implementando e generando con operatori scuri, magari diciamo di origine privata e non solo, che sono molto aggressivi dal punto di vista commerciale. Quindi la raccomandazione che le do è che facciano molta attenzione ai cittadini. Ecco, proprio su questo, Presidente, su questa riflessione, perché ovviamente un mercato libero porta dei vantaggi immediati, si può trovare delle offerte personalizzate, ma come diceva lei ci sono anche degli aspetti negativi per gli utenti, una concorrenza aggressiva, degli operatori spesso non così trasparenti. Come si sta muovendo allora Estra per tutelare gli utenti? Estra da molti mesi ormai ha deciso di non operare più attraverso la pratica commerciale del teleselling. Noi non facciamo più contratti per telefono, quindi chiunque ricevesse una telefonata a nome di Estra deve sapere fin d'ora
come capita spesso, perché capita purtroppo, che è un soggetto che sta tentando di truffare l'utente oppure sta tentando di accaparrarsi un utente in maniera, come dire, poco corretta, se vogliamo sempre truffaldino. Quindi chi vi chiama a nomi di Estra noi non siamo, perché non operiamo più attraverso il telefono. Operiamo al massimo per fissare un appuntamento o per gestire chi è già nostro cliente come customer care, come post vendita. Quindi io mi sto muovendo a livello nazionale come presidente di Confservizi, sto facendo una battaglia, ho preso anche posizione pubblica su vari quotidiani nazionali per abolire il teleselling, perché le persone non ne possono più di ricevere decine di telefonate e di dubbi operatori. Il problema sono le agenzie, di cui ci avvaliamo anche noi, delle grandi agenzie plurimandatarie, che in molti casi fanno transitare da un soggetto a un altro la propria clientela di fatto, e creano fatturati fittizi e fluidità di una mole rilevante di clienti. Spesso capita che i nostri dati siano nelle disponibilità di altri operatori di fatto, o delle stesse agenzie che magari hanno lavorato per noi e dal mese successivo lavorano per qualcun altro. Come ci si difende? Ci si difende, diciamo, da un lato, dopo aver liberalizzato, ci si difende appesantendo la dinamica commerciale e creando un albo delle agenzie, degli operatori, degli intermediari che garantisca la serietà dei soggetti, applicando sanzioni pesantissime nel caso in cui un soggetto sia scorretto, fino ad arrivare anche all'abolizione del teleselling, che è una pratica ormai diventata incivile dal punto di vista delle molestie, diciamo, commerciali e telefoniche che tutti subiscono. Quindi Estra si vuole distinguere in questo senso. Non a caso è stato il primo operatore nazionale a realizzare gli store, dei luoghi dove ci si può incontrare di persona, dove si può discutere la propria bolletta oppure ricevere informazioni su un'offerta commerciale. Quindi ci stiamo muovendo in questo, però abbiamo dato l'esempio noi a livello complessivo ormai da molto tempo. Abbiamo abolito il teleselling, cioè non telefoniamo più per convincere una persona a diventare nostro cliente. Così abbiamo risolto il problema alla radice. Un altro elemento, abbiamo detto libero mercato, libertà di scegliere, il tema del prezzo è sicuramente un tema, ma quali sono gli altri fattori che determinano la scelta di un consumatore e magari proprio i fattori su cui Estra dà delle garanzie? Estra dà delle garanzie soprattutto nei territori perché si pone come un soggetto di prossimità. Estra non ti chiama come molti operatori in maniera insistente per averti come cliente e poi scompare una volta che ti ha acquisito. Quindi Estra c'è, la trovi, è raggiungibile, abbiamo call center estremamente efficaci ed efficienti e siamo raggiungibili fisicamente. E si pone appunto Estra nel segno della trasparenza, non tanto e non solo offrendo un prezzo migliore, ma soprattutto garantendo la correttezza complessiva, non limitandoci a comunicare prezzi parziali, ma indichiamo i costi complessivi sempre e comunque. E poi stiamo vicino al territorio con tanti strumenti in vari ambiti, quindi cerchiamo di contribuire allo sviluppo economico e sociale di questo territorio. Siamo siti partner di molte amministrazioni che sono anche nostre socie, quindi ci devono scegliere perché siamo un soggetto affidabile che non tradisce, che non frega tra virgolette e che è pronto anche a investire risultati nel territorio per contribuire allo sviluppo economico e sociale. Ecco, un'ultima domanda, Presidente. Abbiamo visto questo grande cambiamento esterno nel mercato libero, lei ci ha già dato anche alcuni focus del mondo Estra. Come quindi ha riorganizzato struttura, appunto in termini organizzativi, in termini di etica, in termini di approccio, per aprire questa nuova finestra di trasparenza e attenzione al cliente finale? Ma noi, guarda, cerchiamo di mantenere un contatto molto stretto con l'associazione dei consumatori. Già in passato, sempre sotto la mia presidenza,
eravamo arrivati a un protocollo di intesa su come trattare le persone anziane, sul fatto di coinvolgere i parenti più giovani, cioè limitando l'azione commerciale per garantire la massima correttezza e imponendo anche ai nostri partner una certa linea di condotta. Poi insomma la struttura di essa si è adeguata al mercato e stiamo lavorando soprattutto per far crescere i clienti luce. Noi siamo molto forti sul gas, però possono, diciamo, gli utenti approfittare per avere un interlocutore unico, sia gas che luce. Quindi noi siamo particolarmente chiaramente proiettati rispetto a una fase precedente che spaziavamo a livello nazionale. Abbiamo sempre clienti in tutta Italia, però diciamo che questo nuovo corso di Estra ci stiamo particolarmente concentrando nella riscoperta del territorio, che è un elemento che ci distinguerà sempre di più nel confronto con operatori nazionali che adottano modelli puramente commerciali. Presidente, io la ringrazio per il suo intervento, con le sue parole andiamo a chiudere questa puntata, ringrazio ovviamente tutti Grazie gli ospiti che sono intervenuti, l'ufficio comunicazione per il supporto, lo staff tecnico, e vi do appuntamento alla prossima puntata di Voci di Estra.